Per creare un bot di Telegram bastano davvero pochi minuti ed è alla portata di tutti. Con due semplici passaggi avrai un bot interattivo che risponde ai tuoi messaggi. Ti spiego come farlo in questo video. Ciao, sono Michele e in questo video voglio mostrarti come creare un bot di Telegram che potrai poi personalizzare a piacimento, per l'invio di notifiche, file, sondaggio o quant'altro. Con Google Apps Script ti basteranno 20 righe di codice per avere il tuo primo bot. I requisiti per la sua creazione sono due: l'ottenimento di una chiave di autenticazione, detta token, per l'accesso all'applicazione tramite le Telegram Bot API, e l'implementazione di un webhook, ovvero un punto di chiamata sotto forma di URL, dove il bot rimane in ascolto in attesa del verificarsi di un evento, ad esempio l'invio di un messaggio, per poter agire di conseguenza fornendo una risposta. Più facile a farsi che a dirsi, soprattutto con Google Apps Script, dove vi fornirò il codice che potrete copiare e incollare. Il primo passaggio quindi è creare un token, ottenibile in meno di un minuto grazie a BotFather, un'app ufficiale interna a Telegram per creare e gestire i bot. Sarà sufficiente aprire una chat con BotFather ed inserire il comando slash newbot e successivamente indicare il nome e lo username del bot. Ti verrà fornito immediatamente il riferimento per aggiungere il bot in Telegram ed il token per l'accesso all'API. Per il secondo passaggio sarà sufficiente aprire l'editor di script di Google Apps Script, o in un file standalone, oppure incorporato all'interno di un foglio Google. Io ho scelto la seconda opzione in modo da poterlo utilizzare come base per i prossimi tutorial. Ti invito pertanto a iscriverti al mio canale in modo da poter essere aggiornato sull'uscita dei miei nuovi video. Il codice di cui abbiamo bisogno per ottenere il nostro primo bot funzionante è solo questo. Ti lascio in descrizione il link all'articolo sul mio blog dove potrai trovare e copiare il codice integrale. Gli unici valori da cambiare sono ovviamente il token e l'URL dell'app. Il primo l'avete già ottenuto tramite BotFather. Per il secondo sarà sufficiente distribuire lo script come applicazione web tramite il menu Pubblica, indicando voi come esecutori dello script e fornendo l'accesso a chiunque, anche utenti anonimi. Se non l'avete già fatto, comparirà la finestra con la richiesta di autorizzazione per connettersi al servizio remoto. Basterà fornirgliela seguendo la procedura guidata. A questo punto comparirà una modal con all'interno l'URL di nostro interesse, che dovrà essere utilizzata per valorizzare la variabile che ho chiamato web app URL. Il codice è così strutturato: le variabili di inizializzazione, che sono quelle che abbiamo appena modificato, la configurazione del webhook, che può essere lasciata inalterata, la funzione per l'invio del messaggio, che accetta come parametro in ingresso l'ID della chat dove il bot dovrà andare a scrivere ed il test del messaggio che comparirà all'utente. Anche questa può essere lasciata inalterata. E la funzione doPost, che in AppScript viene eseguita per default in maniera automatica all'apertura dell'URL e che passa un parametro contenente alcune informazioni derivanti dall'app mittente, e dove, nel caso specifico, abbiamo estrapolato l'ID della chat nella quale il bot dovrà andare a fornire la risposta. A scopo esemplificativo, ho inserito un testo statico come risposta, ma potete personalizzarlo sulla base delle logiche che ritenete più opportune. Potete, ad esempio, fornire una risposta sulla base di ciò che scrive l'utente, poiché anche questa informazione è contenuta all'interno del parametro E. Per approfondimenti, vi lascio in descrizione il link alla documentazione ufficiale delle Telegram Bot API. Nei prossimi video sull'argomento vedremo come far interagire i bot di Telegram con i fogli di Google. Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato sull'uscita dei nuovi video. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto questo video e se hai argomenti che ritieni interessanti e che vuoi che io tratti in un tutorial. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!